fare rivedere ai nostri telespettatori una parte di esorcismo che lei ha fatto nella chiesa Sant'Antonio di Padova qui a Roma e ho alcune domande da porre da parte dei nostri telespettatori. Tua madre sta con me. Bugia, non è possibile. No. Non la conosci. In anticipo. Già, signore, aveva saputo tutti i sacrifici che io dovevo offrire come sacerdote. Cosa sa fare mia madre? Mi stai bruciando. Vergogna. Mi stai bruciando. Esattamente, deve bruciare. Mi stai bruciando. Mi stai bruciando. Sì, sì, veramente menzogne. Ti ho detto che sì, mi stai che bruciando. No. Ave Maria, piena di grazia, Signore. Sei benedetta per il nome. E benedetto Santo. Signor Milingo, sembra quello che lei stava raccontando prima, la lotta del bene contro il male. Eppure lo sa che gli esperti, ieri, vedendo questo esorcismo girato da... Lui non può entrare nell'esorcismo. Dobbiamo lasciarlo nella sua scienza di psichiatria. Lei sta rispondendo? Basta. Non può fare niente di questo, perché lui non conosce. È ignorante, totalmente ignorante. Poi è freelance, non è una persona che può approfondire questo. Questo esorcismo, uno deve rimanere in contatto con Dio, che ispira al stesso momento, gradualmente, a che punto dobbiamo recitare Ave Maria, a che punto usiamo autorità e potere di Gesù, poi a che punto possiamo noi ora trovare quanti ci sono e come sono per trovare il loro potere. Così piano piano, il Signore stesso, per questo io ho detto, io non sono solo, perché quando prego, immediatamente devo essere immediatamente in antenna, diciamo, in comunicazione con il Signore, che a quel momento dice a me, ora facciamo così. Tutti devono essere ben organizzati. Ho capito, non esattamente. Quello che è importante. Ci sono tanti di questi che si chiamano scienziati, non possono entrare al mondo spirituale, non possono. Se io metto loro davanti procedure come questo, non possono fare, e poi il diavolo sarà così immediatamente, ridere, subito, ride, lascia tanti di questi che sono freelance, che per guadagnare qualche pane, hanno bisogno di dire qualche cosa su TV. Ho capito, lei è molto polemico e per questo ho voluto rispondere alle domande da solo e non incontrare gli altri aspetti, evidentemente per non accendere un contraddittorio che già mi sembra abbastanza vivace così. Sentiamo le altre telefonate. Allora, Treviso, volevo sapere se è vero e come mai i fenomeni di esorcismo riguardano soprattutto il sesso femminile. Grazie. È vero, monsignore, la maggior parte delle persone possedute sono donne. Non è vero.
Ancora io ripeto, non è vero! Perché diavolo ha scelto gli uomini con loro superbia, camminare insieme con diavolo, organizzano il mare in questo mondo, sono cervelli di uomini controllati da diavolo. Se di tante di queste, parliamo di setta, parliamo di occultismo, parliamo di altre organizzazioni che noi sappiamo benissimo, vedete le guerre, vedete tutte le cose che vengono, perché l'uomo ha scelto camminare insieme sul stesso livello con il diavolo, l'uomo va con la sua superbia, fa questo. Anche gli uomini stessi sanno che sono loro, che sono più posseduti. Le donne reagiscono. Conseguentemente vediamo tante le donne che reagiscono. E l'uomo no, perché è parte di diavolo. Ha scelto diavolo e sono suo compagno della vita. Monsignore Setta, uno pensa che il diavolo appunto è uno spirito, lo spirito del male. Più o meno questa è la dizione comunemente corretta. Ma è vero che poi accadono fenomeni, come dire, materiali e corporei quando lei esorcizza qualcuno? Mi pare che lei ha qualcosa da farci vedere a questo proposito. Esattamente. Che cosa è successo? E questo, quando facciamo esorcismo, per vedere che il diavolo è un'entità vera. Che cos'è così, quello, un rosario? Noi avevamo liberato questa donna. Quando è tornata a casa, ha cominciato a recitare il rosario. Poi, durante il rezzo del rosario, il diavolo brucia questa croce. Ma dov'era questa croce? Distrutta totalmente. Dov'era questa croce? Nelle mani del posseduto? Sì, perché la croce è qui. Ah, la croce del rosario. Pregava così. Così immediatamente, quando ha cominciato, ha bruciato questo. Sentendo questo, la persona ha buttato giù il rosario, così il diavolo era contento perché finalmente ha impedito di pregare. Poi, facendo lo stesso esorcismo, noi arriviamo a avere questi... ha vomitato questo ferro con questi capelli. Così, ha vomitato questo... come? Come poteva essere dentro questa persona? Abbiamo trovato questo. Ora, il diavolo è veramente, io voglio dire, fratelli e sorelle, quando gli uomini ritorneranno a Dio, non sarà difficile per le donne per essere quello che sono. Se tanti il mare viene da uomini in questo mondo, perché loro sono guide, loro hanno scelto di guidare il mondo, modo loro. E così per potere, soldi, tutti in mano di uomini. Conseguentemente sono gli uomini, non le donne, sono gli uomini che sono più posseduti nel mondo. Io posso confermare con esattamente statistici. Monsignore, un'ultima domanda prima di lasciarci, perché so che deve scappare. La possiamo sentire? È vero che le facili prede del demonio sono i due cessi, le più vicine e le più lontane da Dio? Le più facili prede del demonio sono le due punte estreme, quelle più vicino a Dio e quelle più lontane da Dio. Beh, questo ricorda quello che diceva prima. Ancora? Le anime molto sante, le ricordava Gemma Galgani, sono tentate dal demonio, e anche quelle più lontane da Dio. Cioè, domanda in sostanza alla signora, i due estremi, quelli più vicini al male, più vicini al bene. Sì, ha due modi di fare questo. Quelli che portano tante anime a Dio li combatte per non avere successo di quello che stanno facendo, portare avanti apostolato, li impediscono, trovano tutto questo. Anche questo, fratelli e sorelle, vedrete che quelli che impediscono questi geni non sono diavoli, le leggi che criticano, le leggi che impediscono di fare questo, le leggi che fanno degli uomini. Gli uomini che impediscono il lavoro di Dio di andare avanti. Ma vedi, scrivi, farisei, sono gli uomini che hanno impedito Gesù di realizzarsi tutta la sua vita. Era seguito Gesù da farisei, uomini, non le donne. Le donne nel Calvario erano sempre così piene di compassione. Dovevano anche asciugare sua faccia, anche quando è morto non avevano vergogna, erano lì per dare un po' di, profumo per portare bene lì, così. Ora, il secondo punto, perché combatte quelli gli altri, pure può fare questo per, come individuo, per non realizzare il disegno di Dio per quella persona, perché tutti siamo destinati a essere con Dio, ci ha creato per se stesso, piace
Dio dice a scrittura di avere suoi. Per questo lui non vuole che possiamo essere in paradiso, perché dice Dio non è giusto. Quando noi abbiamo sbagliato, ci ha castigato immediatamente in inferno in abisso. Ma voi, perché vi ha perdonato? Adamo e Eva hanno accettato punizione. Dall'inizio hanno accettato punizione. C'era promesso, capitolo 3, 15, che sarà la lotta continuamente contro te, così non farà questo. Questi biblisti dicono esattamente la venuta della Madonna, che il diavolo non può fare niente. Poi la Madonna insiste, mio cuore immacolato trionferà alla fine. Sarà ancora la donna che ci salverà, sarà la donna che salverà. Per questo devono essere gli uomini, devono ritornare a loro, alle donne come alle mamme, che devono guidare per dare a loro forza di essere fedeli come quelli che erano con Gesù sul Calvario, erano fedeli fino in fondo. Ma gli uomini hanno perseguitato Gesù fino a ammazzarlo con tanta gioia. Continuano anche oggi a fare la stessa cosa, perché questi demoniati sono gli uomini. Monsignor Meringo, grazie anche a nome delle donne, perché nell'iconografia classica le donne vengono sempre, invece da Eva, dall'inizio della Bibbia che le ricordava, un po' assimilate a delle figure diaboliche. Io la ringrazio, naturalmente questa era così una battuta. Grazie di essere venuto, di aver risposto alle nostre domande. Noi adesso sentiremo anche tutti gli altri esperti e faremo vedere dei documenti veramente straordinari. Vorrei cominciare con questo e vorrei farlo vedere anche a lei. Monsignore, è un esorcismo, questa volta non è stato praticato da lei, è un esorcismo che è stato girato in Francia. State a guardare, poi ne parleremo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qui est tout seul, Lucifer? Qui est tout seul, Lucifer? Mais seul, jamais! Avec qui tu es? Quel est le nom de ton adjoint? Qui est l'autre en toi? Alors vous êtes deux? Combien vous êtes? Satan, réponds-moi. Combien vous êtes dans le corps de Brigitte? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Réponds-moi. Combien vous êtes? Combien vous êtes? Eh bien, on n'est pas sortis de la porte, les enfants. Tu sais qu'on t'aime, mon frère. Vous avez dit, on n'est pas sortis de l'auberge.